Io naturalmente non farò un intervento sul tema eh, congressuale, ma tirerò qualche conclusione diciamo, di questa nostra tre giorni vicentina, connotata da questo numero eh, che ha una rilevanza simbolica di non poco conto e eh, mi riferisco al fatto che questo è stato il centottesimo diciamo, congresso nazionale della società teosofica. La cosa che eh, credo abbiamo colto tutti è un aspetto che ha a che fare con la vibrazione diciamo, di, queste, di queste giornate. E quando noi ci riuniamo nel segno della teosofia e a servizio diciamo, della società teosofica, c'è una grande energia in qualche modo sottostante. Che ci permette diciamo, di entrare in relazione con una parte più profonda di noi stessi e quindi credo che anche queste giornate, diciamo dal 17 al 19 di giugno dell'anno 2022, abbiano avuto questa caratteristica. Eh, devo dire che ci sono state il primo giorno due brevissimi interventi. Che a mio modo di vedere hanno dato una nota a questo congresso e questi interventi sono stati gli interventi di Angela e gli interventi di Piero perché in qualche modo ci hanno, come dire, portato sull'ottava che anche i congressi diciamo devono, devono necessariamente avere. Detto questo. Voglio anche sottolineare un aspetto che ho trovato che questo è stato anche un congresso molto unitivo, perché credo che una gran parte, la stragrande maggioranza dei soci della società teosofica italiana abbiano questo grande desiderio di riprendere a lavorare in pieno, diciamo, con spirito di servizio nei gruppi, nei centri, a livello nazionale, a livello locale per continuare a portare avanti quello che è il nostro lavoro, che è un lavoro di servizio, che è un lavoro a favore della fratellanza universale senza distinzioni. Eh, a quelli che eh, hanno voluto lasciare, e per fortuna non sono stati tanti, eh, la società teosofica, eh, vorrei riportare un episodio di vita vissuta. Voi ricorderete nelle vicende storiche della società teosofica che ad un certo punto eh, divenne segretario generale della società teosofica un signore, un fratello, il cui nome era Giuseppe Filipponio. E Giuseppe Filipponio era un po' un eretico, diciamo, perché era un seguace diciamo, del pensiero di Alice Bailey, ovviamente e quindi in qualche modo veniva percepito in buona parte come, come, come un eretico. Era un uomo di assoluto valore personale e culturale, ha fatto anche delle cose magnifiche per la società teosofica, penso all'inizio all della sistemazione che poi Bratina completò eh, relativa alla sede romana della società teosofica. Io fu, fui amico eh, di, di Giuseppe Filipponio e lo frequentai. E lo invitai anche in molte, a tenere relazioni in vari gruppi. E una volta gli dissi: Ma ehm, dovresti dirmi, ma perché tu hai mantenuto la tessera della società teosofica dopo tutto quello che ti hanno detto, che poi ti hanno anche in un certo senso cacciato? Lui era un personaggio non tanto alto, da sotto in su mi fulminò con il suo sguardo e ha detto. Io sono teosofo, io sono iscritto alla società teosofica, cioè non mi importa se il segretario generale pro tempore o qualcuno, voglio dire, non la pensa come me. Il mio è un collegamento, è un collegamento con i Matma, è un collegamento con quello che ci ha detto Blavatsky, è un collegamento con una tradizione, chiamiamola con il suo nome. Questo è il collegamento, tutto il resto è vacuità, voglio dire. Quindi, quindi andiamo avanti nel nostro, nel nostro lavoro, abbiamo rinnovato diciamo, gli organi, e naturalmente faccio tanti auguri a tutti i componenti diciamo, degli organi, abbiamo anche detto però in queste giornate che si sono attivati, hanno cominciato ad attivarsi alcuni gruppi di lavoro ed altri si attiveranno. Quindi, Qui il tema, cari amici, il mio è un appello veramente a 360 gradi. Qui non ci sono limiti al lavoro di volontariato. Il limite al lavoro del, di volontariato lo mettiamo noi, ma non ci sono limiti a questo lavoro perché ce n'è tanto, tanto, tanto bisogno. Noi viviamo in un'umanità e naturalmente. Non ci sentiamo fuori da questa umanità che, che è piena di sofferenza, è piena di problemi, è piena di contrasti, è piena di divisioni. Eh, qual è la nota che possiamo portare? Una nota diversa, chiaramente, un'ottava diversa. Cioè, se noi eh, ci cominciamo ad occupare in modo grossolano delle cose, finiremo eh, assorbiti dal dualismo e travolti, voglio dire, dal dualismo. Quindi il messaggio teosofico, che è un messaggio legato all'unità della vita e alla fratellanza, deve essere su un'ottava diversa, deve connotarsi in un modo diverso, ma soprattutto deve essere un esempio diverso, in cui le differenze di opinioni e di qualsiasi altro tipo che ci possono essere tra di noi sono irrilevanti rispetto al lavoro comune che noi dobbiamo fare. Però, amici, Dobbiamo sentirlo nel cuore, voglio dire, dobbiamo sentirlo profondamente questo legame con la teosofia e con la società teosofica. Solo se sentiamo profondamente questo legame con i Mahatma, con il messaggio originario della società teosofica, con i contributi che tutti hanno apportato, poi solo facendo così noi potremo andare avanti a fare bene questo nostro lavoro. E le possibilità ce le abbiamo tutte. Io naturalmente ringrazio molto eh, alcune persone che si sono molto dedicate eh, all'esito diciamo, di questo congresso. Naturalmente comincio ringraziando tutti, tutti i relatori. Adesso Pier Giorgio ha lasciato la, la... perché anche lui ha, come dire, il suo karma e quindi <ride> giustamente ha dovuto lasciare la sala. Questo mi permette di... Di, come dire, di, di, di essere anche più affettuoso mi verrebbe da dire nei confronti di Pier Giorgio, che è una grande risorsa della società teosofica italiana, dove si dimostra che, cioè che l'età anagrafica non è allineata diciamo, con l'età mentale, con l'età emotiva e con l'età interiore, perché. Eh, Pier Giorgio è un giovanotto in ultima analisi no? è, 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 sempre, è sempre sul pezzo e si dà molto generosamente. Ma lui è anche un testimone, capite? Cioè Giorgio, Pier Giorgio è un testimone perché lui testimonia: voglio dire, la forza e l'integrità di quello che è il messaggio originario, che è imprescindibile, cioè noi possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, possiamo avere tutte le declinazioni che vogliamo, non è un problema, ma questi due passaggi, quello che abbiamo affrontato in queste giornate, mi riferisco al messaggio dei Mahatma e quella che è l'aspetto della del messaggio originario, del canone originario, voglio dire, della, della società teosofica attraverso l'opera di Blavatsky, sono valori imprescindibili e noi abbiamo la fortuna di avere Pier Giorgio che ce lo testimonia voglio dire, quotidianamente. Ovviamente abbiamo ascoltato delle relazioni, a mio modo di vedere, di, di grandissimo interesse, quindi eh, sono anche molto contento che tutte le relazioni hanno anche il testo scritto e che quindi noi poi le potremo pubblicare fra un, immagino fra un paio di numeri, il tempo di raccoglierle tutte, di, di, di sistemare, di pubblicare, eccetera, e, e credo che ne valga veramente la pena. Quindi un grazie a Graziella Ricci per la sua relazione su Maestro Interiore, l'immaginale e la via iniziatica del cuore. E Luigi Antonio Macri, che ho accompagnato stamattina all'alba alla stazione, voglio dire, era, era felice, era, era contento di questa sua partecipazione. Abbiamo ascoltato la sua bella relazione eh, su, su religioni e cristianesimo esoterico. E Luigi Antonio si sta dando molto da fare. Per, perché la teosofia possa avere diciamo, una visibilità anche in terra di Calabria e questo è un elemento estremamente positivo. Infatti, il prossimo fine settimana, con partenza a mezzogiorno di sabato e ritorno a mezzogiorno di lunedì, sarà connotato da un mio viaggio in Calabria con due conferenze, una alla Mezzia Terme, no quella è il, a Vibo Valencia, scusa, dov'è l'aeroporto? La Mezzia Terme all'aeroporto, Vibo Valencia e, e Catanzaro. Quindi sono, sono, sono contento ecco che, che lui e Renato Facciolo, che è un altro eh, nostro socio, si siano dati da fare, saranno conferenze pubbliche e quindi parleremo comunque di teosofia e di società teosofica in terra di Calabria, mi sembra una cosa molto 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 importante. E, naturalmente poi abbiamo avuto le, le, le relazioni di, di Enrico Stagni, è una relazione che definisco appassionata. È, anche Enrico è, è una grande risorsa diciamo, della società teosofica italiana. E abbiamo avuto quella di Diego Faenz su Elifas Levi e la società teosofica. Ecco, queste, queste persone a cui ovviamente aggiungo poi la relazione finale che è stata quella di, 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 di Patrizia, cioè, queste, queste persone io le ho colte così nelle loro relazioni, si sono date molto generosamente perché vedete, uno può fare, io dico così, forse per estrazione un po' anche di parte del mio lavoro, cioè, in accademia si dice. Tu puoi fare una tesi compilativa oppure puoi fare qualche cosa di più perché ci, ci vai dentro sulle cose. Non abbiamo sentito relazioni compilative. Quindi da quella di stamattina della nostra amica Marina a quella di tutti coloro che ho, che ho citato, si, questi eh, relatori si sono dati appassionatamente. E il, il modello anche poi di fare le domande, di, fare, diciamo, di avere uno spazio interattivo credo che sia anche importante, potrebbe qualche volta nei congressi abbiamo fatto anche i gruppi di lavoro, potrebbe essere un, un, come dire, un passaggio ulteriore in certe circostanze, eh, verrebbe bene fare anche questo, perché è importante che ci sia un'interazione, cioè non ci interessano... Delle lezioni magistralis, voglio dire, che possono essere interessantissime, ma ci interessa poi che tutte queste relazioni che abbiamo citato si sono poi tradotte comunque in un'interazione tra, tra, tra chi ascoltava diciamo, e, chi portava, e chi portava il messaggio. Allora queste relazioni hanno veramente un valore. E, chiaramente nella giornata iniziale. Eh, abbiamo avuto anche eh, una serie di presentazioni che, a mio modo di vedere, sono state estremamente importanti e interessanti a partire dalla relazione di Sandra Sartori e Stefania Schiavo sul, sull'ordine teosofico di servizio, non preoccupatevi poi alla fine del mio dire c'è lo spot uh, publi, pubblicitario finale, anzi com'è che si chiama? Non mega spot, insomma quello lì del, del coso americano, non super spot. Ecco. Lo faremo. E quindi è stato molto interessante perché questo, questo lavoro dell'ordine teosofico noi, di servizio noi abbiamo voluto restare fedele all'idea iniziale di Annie Besant che diceva ordine teosofico di servizio della società teosofica. Quindi per noi il lavoro dell'ordine teosofico di servizio è una parte importante del lavoro della società teosofica italiana e poi abbiamo avuto la presentazione dei libri da parte eh, di, di Bruna Girardi e eh, che naturalmente ringrazio, anche Bruna anche se non c'è, perché eh, sicuramente eh, anche il suo apporto ehm, come lavoro eh, è piuttosto importante. Poi c'è stata questa bellissima testimonianza Ricca anche di entusiasmo da parte di, di Nicoletta, che eh, ci ha parlato di questa esperienza di Narden dei giovani teosofi. I giovani teosofi, eh, come tutti i teosofi, ma anche i giovani teosofi, sono una grande risorsa e quindi è una cosa molto bella che la loro, la loro presenza ha molto arricchito diciamo, questo, questo congresso. E quindi io sono sicuro che. Eh, questi giovani teosofi sono persone contaminate dal virus teosofico, che è un virus che ha possibilità di essere permanente, voglio dire, e che invece di, produ di produrre problemi fisici, psicologici, emotivi o mentali produce invece al contrario benessere, pace dell'anima, senso, come dire, di amorevolezza nei confronti di tutti gli esseri. Quindi, grazie a Nicoletta e grazie anche ai, ai giovani teosofi. Poi eh, c'è stato il ricordo di Luisa Baldini e della sua arte da parte di Loris Brizio. Faccio un invito a, 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 ai presenti che hanno una sede teosofica e un'automobile a disposizione. E se desiderano appropriarsi eh, in senso assolutamente legittimo di uno delle opere di Luisa Baldini a beneficio di un inserimento della stessa nelle diverse sedi teosofiche italiane hanno senz'altro la possibilità di scegliere diciamo, uno di quei quadri, di metterlo in macchina e di, di portarlo a casa. Questo va nella direzione della volontà dell'artista, voglio dire, che ha donato alla società teosofica questi quadri perché questi quadri potessero servire al, a beneficio diciamo, dell'ordine teosofico di servizio e anche di una presenza nelle diverse sedi, nelle diverse sedi teosofiche. E abbiamo poi una, un, un ringraziamento che va fatto a tutto lo staff che eh, ha organizzato poi il, il congresso e quindi, eh, comincio. Chiaramente da, da, da Patrizia che ne ha curato con molta amorevolezza diciamo gli aspetti organizzativi, e uno staff che comprende Tiziana Marini, Tiziana Rossi, Bruna Girardi, Giuseppina Tommasello, Antonio Facchin, Enrico Stagni. E, però ci sono stati molti altri che in queste giornate si sono dati da fare. Penso per esempio. Eh, come dire, che a quello che ha fatto prima Enrico, Enrico Stagni dal punto di vista tecnologico e poi, e poi naturalmente c'è stato Nicoletta e, e Tobia e che sono intervenuti e grazie a Dio insomma, tutto è andato direi abbastanza bene a parte il karma qua del microfonico ma questo mi sembrava impossibile che non potesse esserci in questa, in questa occasione. Quindi, veramente, un grazie, un grazie veramente di cuore a, a tutti quanti. E adesso andiamo anche alla chiusura: no, abbiamo avuto anche una nota del cuore, abbiamo avuto una nota artistica, diciamo, soprattutto per quelli che hanno saputo resistere dire. E fino in fondo, che li ho visti molto soddisfatti, voglio dire. Ieri sera, sì, appunto, di, di, di Paolo Avanzo con la musica indiana, e, però abbiamo anche avuto un momento molto toccante che è stato quello del contatto con, con la famiglia Musetti, diciamo, di Genova, che ci ha portato il senso di un'interpretazione teosofica e positiva di uno stato di, di sofferenza che certamente, come dire, stanno provando in questi... In questi in questo momento, quindi direi che l'insieme di, di tutte queste cose ci proietta, eh, ci proietta verso il futuro, ci proietta verso il nostro, il nostro lavoro futuro. Eh, quello che mi sento di dire è questo: abbiamo un grande lavoro come società teosofica da fare e questo lavoro sarà positivo in modo direttamente proporzionale alla nostra positività, alla positività di ciascuno e alla disponibilità chiaramente sul piano del servizio a favore della teosofia diciamo, e, della, e della società teosofica. Io sono convinto che questo naturalmente avverrà. Eh, tengo da ultimo una notazione personale. Eh, voi sapete che eh, sono arrivato a fare il segretario generale della società teosofica italiana, mi verrebbe da dire quasi da giovane teosofo, eh, un'anomalia assoluta, un atto di, di follia per certi versi, no? eh, però io posso essere testimone come molti altri, ma lo voglio fare direttamente senza ricorrere ai concetti generali di un fatto. Eh, se si lavora per la teosofia e per la causa teosofica, c'è un esprit di finesse di energia che comunque ti ammanta. Quindi non credete a quelli che vengono a dire che il lavoro teosofico come dire, è un grande sacrificio, povero me, eccetera. Perché in realtà si riceve molto di più diciamo di quello che si dà. Quindi lavorare per la teosofia e per la società teosofica, come dire, è qualcosa che fa bene all'anima e fa bene anche alla, al piccolo io della personalità, purché ovviamente non si attacchi come una zecca, voglio dire, <ride> ad aspetti che non hanno niente a che fare, come dire, con l'universalità dell'unità dell della vita e sono moltissimi anni sono decisamente troppi anni che io eh, come dire mi occupo della segreteria generale della società teosofica quindi è sicuramente tempo come dire di ricambio perché io insomma viaggio verso le terre liminali quindi è inutile che, che stiamo qui a eh, ecco quindi una delle cose che il Consiglio direttivo, l'Assemblea dire, dei Presidenti e tutti i soci della società teosofica ovviamente dovranno fare nel prossimo periodo di tempo è anche quello di creare le condizioni come dire, per un passaggio di consegne. Quindi eh, lo dico con molta serenità e molta tranquillità. Questo è uno degli obiettivi più importanti che la prossima consigliatura dovrà di cui dovrà occuparsi. La prossima consigliatura. Allora, prima, prima di passare alla recitazione del mantra, o vita celata, eh, volevo leggere una breve frase che ho raccolto in uno dei messaggi riprodotti da, 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 Tino, da Tino Borghi, un messaggio di una frase di, di Bernardino del Bocca. In, in questo momento, in qualche modo, io voglio anche esprimere, attraverso la mia mappa della gratitudine, diciamo, un, un, la mia gratitudine nei confronti di Bernardino del Bocca, che è stato la persona che mi ha avvicinato alla teosofia, diciamo, e alla società teosofica. E naturalmente lui è stato il mio padre, diciamo, Spirituale, per certi versi, e così come Giuseppina Vivian è stata la mia madre spirituale, singolarmente quindi una persona molto tranquilla e dolce, come Bernardino del Bocca, è una donna molto volitiva, voglio dire, come era la signora Giuseppina Vivian. Però voglio testimoniare nei loro confronti tutta la mia riconoscenza. Adesso ho queste righe che sono di Bernardino e quindi voglio condividerla con voi. La magia del cuore si manifesta quando si ha il coraggio e la determinazione di togliere potere al proprio ego e alla propria mente. Ma come fare? La consapevolezza della nostra buddità passa da due componenti che dobbiamo imparare a unificare dilatare il momento presente fino a farlo coincidere con l'eternità e applicare una pratica compassione verso tutti gli esseri viventi. È utile ricordarsi che, al di là delle apparenze, siamo tutti sulla stessa barca e soprattutto che siamo tutti infinite sfaccettature della stessa anima universale. Il ricordarselo o meno crea la differenza fra l'ordinaria, misera e limitata condizione umana e le vette dell'illuminazione interiore. Allora, la recitazione del, del nostro mantra lo, lo facciamo così, io leggerò versetto per versetto e naturalmente chi ha voglia ripete il versetto dopo versetto il, il mantra. o vita celata che vibri in ogni atomo o luce celata che risplendi in ogni creatura o amore celato che tutto abbracci nell'unità possa colui che sente se stesso uno con te sentirsi prego sentirsi perciò uno con tutti gli altri shanti 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 Grazie, dichiaro concluso il centottesimo congresso nazionale della Società Teosofica Italiana.